Scoperta del compositore molfettese Luigi Capotorti è una prerogativa della omonima associazione a lui dedicata, e sita in Molfetta, è nata nel 1991. Luigi Capotorti, compositore di scuola napoletana, nato appunto a Molfetta nel 1767 e morto a San Severo nel 1842, è un compositore di spicco della scuola napoletana. Allievo di Piccinni, ha studiato e si è formato a Napoli e ha eseguito le sue opere in prestigiosi teatri come il San Carlo di Napoli, presentando drammi e musica sacra. Il contenuto di questo disco è un contenuto del tutto nuovo e inedito perché propone delle composizioni sacre e da camera del compositore molfettese su testo di un altro illustre molfettese, il poeta, scienziato e letterato Giuseppe Saverio Poli. La prima composizione di questo disco è Il Miserere, il cui manoscritto è appunto custodito nella biblioteca del Conservatorio di Napoli a San Pietro a Maiella, e si tratta di una composizione divisa in 9 sezioni, interpretate da 2 soprani e pianoforte. Poi ci sono le 2 arie da camera, Ore volubili per tenore e pianoforte e La solitudine per soprano e pianoforte. Si tratta di un'aria dalle grandi dimensioni, fatta da una parte di recitativo, un cantabile e un allegro finale, quindi un'aria molto simile alle dimensioni della cantata. Yeah.
E dopo ringraziare gli artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo lavoro, i soprani Anna Cimarrusti e Barbara Massaro, accompagnati al pianoforte dal maestro Vito Della Valle di Pompei, sotto la mia direzione. Un grazie va ad Alex Grasso per la produzione discografica e alla presidente dell'Associazione Luigi Capotorti, professoressa Anna Chiara Amato. Il disco sarà pubblicato dall'etichetta discografica 12 Lune.